hai voglia di parlare, adesso parliamo. Potreste dirci in quanti siete qui dentro, per favore? Torcia. Bruciare. Aspettami. Bruciare. Ok. Io sentivo calore prima. Siamo vicino a un Al camino. fuoco. E siamo vicino al Esatto, fuoco. quindi ci sta. Ok. Ti hanno bruciato? Magari bruciato vivo? Nessuna risposta. Questo è un indizio interessante, non da poco il fatto che non abbia risposto. Quindi non vuoi rispondere. Ti hanno avvelenato, come ti ho chiesto prima? Nessuna risposta. Nessuna risposta. Nessuna risposta. Ok, va bene. Lavoravi qui dentro? Non vuole proprio comunicare No. a questo punto. Comunque quattro domande, giusto? Sono rimaste due. Sei morto qui dentro o stai qui perché ti ricorda qualcosa? Tanto collaborativo col K2 è zero con il Forse libro. vuole che sia Franco a fargli le domande, visto Vuoi che... parlare con Franco? Ci serve... Ci serviremo. E il K2 sta andando a rosso. Passerei il libro a Franco Sì, allora. sei tu che devi fare le domande. È con te che vuole parlare. Però non saprei cosa chiedergli. Le domande sono tutte Non so... private. Però sì, continua a brillare, quindi sì. Prego. Sei morto in questa stanza? Giorno, nel giorno. Nel giorno. Nel giorno. Lavoravi qui? Niente, Nessuna risposta. niente. Uguale. Ma perché? Chiedi Forse se non risponde lo può qualcuno. dire. Forse qualcuno non gli Sì, fa, non lo fa parlare. qualcuno. C'è qualcuno che non ti fa parlare? Consacrate. Consacrate. Consacrazione. Mi viene in mente chiesa. Prete. Dobbiamo andare nella chiesa, forse? Dobbiamo andare nella chiesa? Quello. È Quello. quello, quindi io lo prendo per un sì. Hai Quante altre due domande? domande? Due. Eri un prete? Non te lo dice. Non vuole dire chi è. È incredibile. Né col K2 né col libro. Chiedigli se può dire, forse non lo può dire chi è. Non puoi dire chi sei? Nottetempo. Nottetempo. Lo dirà in seguito. Nottetempo. Ce lo dirà in seguito. Che ce lo dice più avanti. E Esatto. infatti era il rosso. Ok. Va bene, quindi andiamo. Andiamo esattamente al piano di sopra dove c'è la chiesa, quindi La dove cappella. la cappella, esatto. Mentre noi stavamo facendo un pezzo dell'indagine nella stanza accanto, Esatto. il nostro secondo cameraman è rimasto qui nel corridoio e ha sentito dei passi proprio al piano superiore. Dove c'è la cappella? Esatto, e dove l'entità ci ha detto di Esatto, andare. la Quindi risposta si è detto così. andiamo lì. Quindi proviamo a vedere se troviamo qualche risposta su. Assolutamente sì. Esatto. Siamo venuti di sopra nella cappella. C'è anche Franco con noi, con cui hai comunicato prima. Esatto. Ok? E ci hai detto di venire su. Ok, a giudicare da come stai illuminando il K2, siamo nel posto giusto. Perfetto. Ok. Ora illumini il K2, ti ringraziamo. Puoi fare però anche qualche rumore per farci capire che ci sei, toccare qualcuno di noi. Noi guarda, adesso stiamo un pochettino in silenzio per sentire se tu ti fai sentire in qualche modo. Prima hanno sentito i tuoi passi.
quella porta che cos'è? In effetti la termocamera mi fa vedere che qui c'era una porta. Sì, c'era una porta, ma non si vede minimamente. Sì. Però c'è una porta sotto. Quindi è un qualcosa di segreto. Guarda il K2 come va rosso. Sì. Quindi può darsi che questa forse non fosse una semplice cappella. K2 conferma. Prova a bussare. Vuoto. È vuoto? Qui è vuoto. Qui è pieno. Sì. Qui è pieno. Vedi? Sì. Magari lì c'era un passaggio, guarda. Forse. C'era. Già. C'era una porta. C'è qualcuno al di là del muro? K2 sta andando. Ok, grazie. Ti va di chiacchierare un po' con noi? Basta che vieni di qua, se puoi. Quindi, ci ha fatto venire di sopra, però non può parlare con noi e non vuole parlare con noi. Perché questa cosa qui è un segreto, vedi? Però ci ha fatto trovare una porta. Sì. Forse noi dobbiamo, forse vuole che noi smascheriamo questa cosa qui o che scopriamo qualcosa, insomma, se no non ci avrebbe fatto venire qui. Ma dove portava questa porta allora? La stanza di là. Prova a guardare la stanza di là. Sì, c'è la porta. C'è la porta, sì. Andiamo a vedere nella porta di là allora. E qui dove c'è la crepa. Abbiamo trovato la porta, ma non sappiamo ancora che cosa servisse. Quindi tu ci hai fatto venire su nella cappella della villa, ma dormivi qui in questa stanza? No. No. Vivevi qui di sopra? E provare la spirit box nella chiesa? Possiamo provare. Proviamo ad andare nella chiesa o dici? No, nella chiesa. Nella chiesa, conferma che dobbiamo fare le domande nella chiesa. Confermando da solo. Perfetto. E con insistenza anche. Quindi. Sì. Va bene, andiamo nella chiesa. Vieni! Vieni dove? Quassù! Dove quassù? Dove vieni? Cosa ha detto? Non te lo dico! No, me lo devi dire invece! Chi è che deve venire? Il vieni si è sentito benissimo! A questo punto le ragazze decidono di salire al piano superiore, andando però solo loro due con il cameraman, con Luca, perché purtroppo i pavimenti non sono stabili e c'era un serio pericolo di crollo. Noi siamo rimasti al piano inferiore, io, Domenico, Marcello e Massimo, in attesa che loro scendessero. Dopodiché, una volta analizzato il video, a parte le immagini, non è possibile utilizzare l'audio. Non abbiamo capito il motivo principale per cui questo sia successo, ma l'audio è completamente disturbato, completamente inutilizzabile. Detto questo, abbiamo solo il commento che hanno fatto le ragazze quando sono scese dal piano superiore. L'entità che io le abbiamo sentito di sopra, che comunque non era un'entità positiva, questo, che secondo me ci prende abbastanza in giro, insomma. Il nome che hai sentito poi nella spirit box, te cosa ne dici? Troppo? O potrebbe essere? No, l'ha detto più volte in realtà. Potrebbe essere, calcolando anche l'ambiente, quello ci può stare. Il nome che ci hai detto prima, sei tu? Sei venuto di sotto? No. Non è detto che lui ti risponda poi quando... potrebbe risponderti quando vuole lui, eh? Sì. Che lui è furbo.
Sì, è molto astuta questa. Che non mi aveva detto? Saffi. L'ha detto Saffi. L'ha detto 4 volte. E ci aveva portato, quando ha detto sopra, noi stavamo salendo dalla spirit box, diceva ancora più su, quindi siamo andati fino in cima e ci ha condotto in questa stanza col pavimento che stava per crollare. E questo non è un segno positivo, ecco, insomma, come cosa. Che caldo, sì, spostiamoci perché di qui non si resiste. Non so perché, ma qui ci sono le finestre aperte. Ma anche qui è caldo. Qui è veramente. Anche qui è caldo. È molto caldo. Dai, spostiamoci. Sì. Va bene. Infatti anche a me mi gira la testa. Sì, si sente, è molto forte. Scale. Casa dopo al rosso. Entra. Sì. Senti qui com'è freddo. Com'è freddo. Guarda. Ah, che fresco. Ok, qui il K2 va molto al rosso. Questa è una stanza molto particolare, anche tutte queste pietre messe così. Sia come strutture, sia come... Poi vedi com'è fatto per terra. Allora qui è normale, di là invece è proprio tutto quanto sassoso. È molto fredda qui. Esatto, poi qui c'è un canale di scolo. In questa ala della villa non c'è nessun altro o sei da solo su questo piano? Fai una foto là, nell'angolo là. Sposta il braccio. Vai. È laggiù che sei, vero? Ok. Ti ho sentito e ti percepisco benissimo. Tipo laggiù, dritto per dritto. Tipo lì, tipo in quella parte là. Esatto. Si sente che ci stai guardando. Non sei da solo però. Dici una bugia? Io vedo due figure. C'è un altro uomo insieme a te. Guarda come sono nitide. Madonna, sì. Nitidissime. Quindi non sei stato sincero, come mai? Partiamo male così. E non risponde. Andati via. Abbiamo avuto ottime risposte, abbiamo capito che comunque sia c'è stato un collegamento con la massoneria. Esatto. Non abbiamo trovato stanze inerenti a riunioni o cose del genere, quindi sospettiamo Ianica che non era un punto di ritrovo, ma era un punto di appoggio, di passaggio. Esatto. Indubbiamente, visto i nomi che abbiamo trovato, i scherzetti che hanno provato a farci. Chiamiamoli così. Sì, esattamente. Okay. Grazie. Sono soddisfatta che è stata tranquilla come cosa, visto la mia precedente esperienza. Annika, te... Io ho sentito tante sensazioni diverse, soprattutto dal punto di vista del calore. Alcune stanze sembravano come se ci fosse il fuoco dentro, quindi facevano molto caldo, rispetto ad altre che invece erano più fredde, e questo a livello energetico è molto significativo. E sono contenta anche delle risposte, del fatto che da quando siamo arrivati hanno sempre comunicato. Sì, sono molto collaborativi. Esatto, e questa è una cosa molto bella per noi. Io non vedo l'ora di analizzare tutto. Sì, soprattutto l'audio, perché sono curiosa di sapere... Sì, perché risposte molto nitide proprio. Sì. Quindi sì, sono curiosa anch'io, mi sento molto soddisfatta. Sì, anch'io sono contenta.
Io la dentro. Ti sto illuminando il dentro? Sì, 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 ma io la dentro non ci vado. Io sì. Io sì. Dai, prego, dai. Prego. Qui c'è la luce. Fammi luce. Vieni, vieni, te la do direttamente in bambino. Sì, allora ti do la roba della suite. No, più che altro volevano fare anche su lì. Vuoi lo profilo su lì? Scarica. Ah, ok. Tutto scarico, tutto spento. Sì, sì, sono dietro le tue chiappette. Ok. Ci sono quasi. Ok, sono dentro. Devo fare la chiusura? Quindi è stata un'indagine molto particolare, Annika. Sì, perché ogni piano era come se ci fosse un loop diverso, quindi esatto. Una storia a parte. Ed era veramente molto intreccio, come che si dice, perché poi alla fine si... Cioè, nel senso, sono cose a parte, ma che poi alla fine si possono anche collegare insieme. Quindi io all'inizio mi sono un po' spaventata con il discorso massoneria. Sì, sicuramente anch'io, però... Un pochettino. Però alla fine è andata bene, dai. Sì. Quindi. Tutto sommato non ci lamentiamo. Quindi adesso direi di uscire fuori, così esatto. Facciamo vedere a tutti quanti anche questa meravigliosa villa dall'esterno di notte. Sì. E salutiamo il signor Massimo e l'ospite. Il nostro ospite Marcello. Esattamente. Andiamo. Andiamo. Allora Annika, abbiamo concluso l'indagine a Villa Carossa. Esatto. Villa interessantissima. Sì. Ringraziamo il signor Massimo per averci ospitato e per averci spiegato delle cose molto importanti di questa villa, e ringraziamo anche Marcello che è stato Grazie. Il nostro ospite, e cogliamo l'occasione per chiedergli come gli è sembrata la prima indagine che ha fatto. Esatto. È stata molto bella, mi sono trovato molto bene e sicuramente un'esperienza da ripetere. Perfetto, grazie. Mi fa molto Marcello. Piacere, grazie. Benissimo, Annika, che dire? Ci manca soltanto analizzare tutto e scoprire cosa abbiamo trovato. Concordo, questa bellissima indagine. Concordo pienamente con te. Grazie a tutti quanti, ragazzi. Grazie. Grazie, grazie a tutti.